Benvenuti a tutti. Abbiamo già visto in un tutorial, precisamente questo, il 116, come inserire un controllo per codice fiscale, partita IVA e IBAN. E se vi ricordate, nel database che poi vi ho messo anche a disposizione, abbiamo queste quattro maschere, dove qui inseriamo cognome e nome, ci viene creato il codice fiscale, poi c'è il controllo, anche qui il codice fiscale, partita IVA e IBAN, e poi come inserire o il codice fiscale o la partita IVA, e qui c'è anche il controllo. Ora ho aggiunto un'altra maschera perché molti mi hanno scritto, metto qui in amministrazione maschera, molti mi hanno scritto che volevano invece l'inverso, cioè dal codice fiscale estrarre la data di nascita e se maschio o femmina. Qui facciamo la prova, vedete, abbiamo il solito codice fiscale di Mario Rossi, lo copiamo, lo copio qua, incolla. Premiamo invio, ecco qua che viene, salta fuori la data di nascita e se maschio o femmina. Il codice è abbastanza semplice perché qui basta estrarre i dati, in quanto, guardate, il settimo e l'ottavo carattere qui del codice fiscale contiene la data di nascita, quindi basta estrarre questi due dati per avere la data di nascita. Poi abbiamo settimo, ottavo e il nono, che è una lettera e corrisponde al mese. E ricordatevi che A, B, C, D, E e H corrispondono da gennaio a giugno, mentre L, M, P, R, S, T corrispondono a tutti gli altri mesi. E poi abbiamo, dopo la nostra lettera, un altro numero che corrisponde al giorno di nascita. E questo indica anche, queste due cifre indicano anche se maschio o femmina, perché abbiamo da 1 e 31, sono i giorni normali di un mese, e corrispondono a un uomo. Se viene aggiunto 40, quindi da 41 a 61, corrisponde invece a una femmina. Adesso andiamo a vedere il codice, che naturalmente poi lasciandovi il database potete andare a copiare e incollare. Quindi entriamo qui nella nostra visualizzazione struttura. Poi volevo farvi vedere che innanzitutto qui ho creato sempre una cornice e poi la nostra casella nascosta. Per non visualizzare i dati che sono già presenti dentro la casella, e poi viene visualizzata all'ultimo momento quando andiamo ad aggiornare qui il codice fiscale. Quindi avremo un campo, vedete, con codice fiscale, poi la data di nascita, qui viene visualizzata la data di nascita, e qui è maschio o femmina. Cominciamo col vedere qui il codice inserito dentro, vedete in origine controllo di data di nascita, però ve lo faccio vedere bene qui con che l'ho copiato in un bloc note. Ecco qua, vedete, usiamo sempre la funzione if, e poi viene aggiunto anche questa nuova funzione che è switch, quindi sono due funzioni. Qual è la differenza tra l'una e l'altra? Adesso vi faccio vedere, poi mi viene in mente che posso anche creare un tutorial per quanto riguarda queste due funzioni. Vedete, if cosa fa? Vediamo qui l'esempio, eccolo qua, vedete. Se in questo caso l'esempio è se paese, cioè il campo paese contiene Italia, allora italiano, altrimenti se non contiene Italia devi aggiungermi altra lingua. E quindi o uno o l'altro. Invece per quanto riguarda quest'altra, vedete switch, eccolo qua, abbiamo invece questo esempio che dice, dunque vediamo un po', che finché non trova un valore vero viene sostituito. Praticamente se il prodotto ID è uguale a questo mi scrivi 1, quindi se non lo è passi al successivo. Se troviamo invece questo prodotto mi scrivi 2, se troviamo questo prodotto mi scrivi 3, e via via, vedete, viene sostituito da 2 e così via, come è proprio descritto qua in questo esempio. Torniamo invece al nostro database, ecco qua, e quindi andiamo a vedere anche qui il nostro codice, quindi tutti annidiati, vedete, if, e quindi vedete il codice fiscale, se dal codice fiscale la posizione 10, 2, le due cifre che vi ho fatto vedere prima, maggiore di 40, poi insomma vedetelo un po' voi perché è abbastanza semplice. Viene aggiunto inoltre la barra, vedete come questa, che divide la data del giorno dell'anno, e poi abbiamo un altro invece codice, dunque vediamo un po', che qui sul codice fiscale, andiamo a vedere sull'evento, dopo aggiornamento invece ci indica se maschio o femmina. Anche qui la stessa cosa, però in VBA questa volta, e quindi se
è uguale, vedete, o minore di 31, allora mi scrivi maschio. Se invece è maggiore di 31, mi scrivi femmina. E poi rendiamo visibile il campo data di nascita, perché vi faccio vedere, quindi chiudiamo, che inoltre qui guardate cosa ho aggiunto questa casella che ho denominato anno, poi ho scritto dentro di estrarre le due cifre dell'anno praticamente nella data odierna. Perché questo? Perché andiamo a vedere sempre qui come è scritto il nostro codice. Eccolo qua, vedete, alla fine, qui sotto, viene 6-19, eccolo qua, perché gli anni vanno fino dal 1900 al 2000, quindi viene aggiunto poi questo codice perché se supera, il dato che è scritto dentro supera il 19, allora vai, mi metti l'anno 2000, altrimenti rimane il 1900. Però questo qui poi di anno in anno, praticamente veniva un errore, perché adesso se io metto che uno è nato appunto quest'anno nel 2019 mi metteva 1919, quindi questo era un errore. Allora io cosa ho fatto? Ho inserito questa casella che mi estrae appunto l'anno in corso. Poi qui nel codice, se andiamo a vedere, dunque nei dati, ecco qua, vedete che cosa ho messo? Questa casella denominata anno, e qui invece ho messo che se invece, vedete, è minore di anno, cioè l'anno in corso, più 1, perché dobbiamo tenere in conto anche quest'anno, mi metti 20, altrimenti mi lascia 19, cioè 1900. Quindi adesso faccio annulla e facciamo la nostra ancora prova, andiamo sempre in maschera. Quindi questo è un altro 5, però adesso resetto, salvo, poi ricopio qui il mio codice, copia, incolla. E poi premo invio, ecco qua, vedete che viene 1985. Adesso proviamo a mettere che, ad esempio, è nato nel 2000, scusate, nel 19, 2019, quindi metto 19, premo invio, ecco che mi viene, vedete, 2019. Se io però qui adesso metto dopo, metto 20, naturalmente mi verrà 1920. Ecco qua, vedete, 1920. Quindi questa casella, questo codice naturalmente verrà sempre aggiornato all'anno in corso, quindi non avremo mai nessun problema. Per quanto riguarda invece questa casella nascosta, andate a vedere il tutorial che vi ho detto prima, comunque andiamo in struttura, ve lo faccio vedere. Sposto, qui vedete ho creato una cornice e poi questa l'ho resa, vediamo un po', eccola qua, visibile, no, mettiamola visibile per adesso, diciamo di sì, vedete se andiamo a vedere sempre in maschera, quindi reset, diciamo di sì. Vedete, contiene già dei dati che abbiamo visto nel nostro codice per inserire appunto la data di nascita. Quindi la nascondete, la inserite qui dentro questa cornice e la rendete visibile con il nostro codice, in modo da non visualizzare questi dati. Direi che vi ho detto tutto, quindi vi lascio sempre il database da scaricare e vi saluto. Arrivederci.